Ben ritrovati, nuova stagione di Full Time in the News. Cominciamo con un appuntamento atteso, quello dell'avvocato. Bentornato a Cirolenti, grazie per Grazie. essere con noi. Cominciamo subito allora. La proprietà, come si difende? La proprietà si difende legalmente in tanti modi, perché ci sono anche modi illegali per difendere quello che si ama. Legalmente la si difende innanzitutto attraverso una vigilanza costante dei propri beni, nel senso che comunque la cosa peggiore è sempre perdere il controllo di un bene, perché su quel bene poi si può instaurare il possesso di qualcun altro e poi diventa complicato fino addirittura l'usucapione. Quindi innanzitutto, al di là della difesa in sede giudiziaria, la proprietà va difesa attraverso il controllo e attraverso il dominio della proprietà. Bisogna avere il controllo, il possesso e il dominio della propria proprietà, perché la legge considera con disfavore l'abbandono del proprio bene, fino appunto a comportare la perdita della proprietà attraverso l'acquisizione della stessa da parte di un altro soggetto che l'ha posseduta per un arco di tempo. Che cosa si intende per atti emulativi? Io lo ricordo che, ricordo ai nostri telespettatori che qualora lo vogliano possono intervenire, fare delle domande in diretta al nostro esperto e ricevere delle risposte. Questa trasmissione si inserisce nello spazio che noi definiamo televisione di servizio e che porteremo avanti per tutto, insomma, l'arco della stagione televisiva. Allora, atti emulativi, che cosa Questa vuol dire? è una domanda insidiosa, precisa, perché noi non è che le prepariamo prima. Gli atti emulativi uno dovrebbe prima dire, parliamo di atti emulativi perché sono una cosa non semplice, che non si verifica solitamente, perché gli atti emulativi sono quegli atti che di per sé possono essere legittimi, ma non lo sono perché sono fatti esclusivamente allo scopo di danneggiare qualcun altro. C'è un esempio di scuola. Se io ho un terreno di mia proprietà e dietro di me c'è una persona con la quale io non vado d'accordo, che ad esempio ha una pista di atterraggio di aerei, magari c'è degli aerei, non di linea, ma una propria pista di atterraggio. Se io nella mia proprietà ci metto degli alberi di 30-40 metri o semplicemente dei pali al solo scopo di non far atterrare l'aereo del vicino, in questo caso, sebbene i miei atti siano di per sé legittimi perché io sulla mia proprietà posso fare quello che voglio, non lo sono perché sono posti in essere non per trarre un'utilità, ma al solo scopo di arrecare un danno a qualcun altro. Quindi gli atti emulativi sono quegli atti che vengono compiuti apparentemente nel rispetto delle regole, ma esclusivamente per arrecare un danno ingiusto a qualcun altro. E lo avrete capito, stiamo parlando di proprietà, di possesso, insomma, con l'avvocato ci occuperemo soprattutto di vicende legate a proprio, come dire, controversie di terreni immobili e compravendite di terreni ed immobili, ma anche condomini ed eredità. Sono questi gli argomenti che sottoporremo all'attenzione del nostro esperto. Quindi, per possesso invece, cosa si intende? Il possesso è una situazione di fatto, anche se disciplinata dalla legge, cioè non è un diritto su qualcosa. La proprietà significa avere un diritto riconosciuto dalla legge e questo diritto poi viene formalizzato alla conservatoria dove risulta la proprietà. Il possesso è una situazione di fatto. Se io utilizzo un determinato bene, di quel bene io ne ho il possesso, perché è una situazione materiale. Il possesso ha molti effetti dal punto di vista giuridico. Per i beni mobili c'è il detto possesso vale titolo. Cioè, se io possiedo un orologio, si presume che quell'orologio sia mio. Perché mentre nei beni mobili registrati, se io comunque possiedo un bene ma non è intestato a me, non c'è presunzione che sia di mia proprietà, perché è la proprietà è di un altro, quindi si chiamano beni
mobili registrati o immobili registrati. La macchina è un bene mobile registrato, anche se io la possiedo, ma non significa, non è una presunzione di mia proprietà perché al registro, al PRA, risulta essere di proprietà con un altro. Nei confronti di beni mobili non è così. Se io ho un orologio, si presume che sia mio, poi l'eventuale soggetto che ritiene che sia di sua proprietà deve andare a provare che in realtà l'orologio è suo attraverso una serie di cose, però si presume che sia mia. Quindi anche quando c'è un furto, c'è un furto quando qualcuno sottrae qualcosa di cui ho il possesso, un bene mobile, i soldi, se sono nel mio portafoglio si presume che siano miei. Quindi il possesso nei beni mobili, non dico che equivale alla proprietà, ma è una forte presunzione di proprietà. Nei beni immobili invece non c'è questo, nel senso che il possesso non fa presumere la proprietà, ma il possesso permette, nel caso in cui venga portato avanti per un arco di tempo che normalmente è di 20 anni, di acquisire la proprietà che di un altro, quindi ha la sua importanza anche nei beni immobili. E lei sta parlando, ci ha introdotto in un altro argomento che è quello dell'usucapione. Sì, il famoso gettonatissimo argomento dell'usucapione, perché poi alla fine ce ne sono tante. Poi anche la situazione storica della Calabria fa sì che in questa regione ci siano stati tanti casi di usucapione, perché tanta gente è emigrata, è andata via e poi ha lasciato i propri beni qui non custoditi. Qualcun altro a quel punto ha posseduto quei beni, poi tante volte i figli di questi migranti tornano e si rendono conto che sul loro immobile c'è qualcun altro e magari c'è da ricordiamolo molto tempo. Brevissimamente, chi può fare, chi si può avvalere, chi può usufruire dell'usucapione e come si fa? Allora, per chi può usufruire dell'usucapione, chi possiede l'immobile da almeno 20 anni, salvo alcuni territori che sono quelli delle comunità montane dove l'usucapione si dimezza alla metà, sono 10 anni. Chi lo possiede, la legge dice con l'animus del proprietario. Animus del proprietario significa che chi lo possiede pone in essere tutte quelle attività che normalmente pone in essere il proprietario e quindi lo coltiva, sostiene le spese. Quindi con l'animus del proprietario non è una vera e propria buona fede, ma è la convinzione di esercitare un diritto di proprietà su quel bene. E questo tipo di possesso, se è protratto per 20 anni, comporta l'acquisizione della proprietà. Quindi non riguarda soltanto i terreni, ma anche i beni immobili, quindi cioè, ma anche le case? Sì. Tutti i beni immobili sono soggetti all'usucapione. E l'usucapione deve essere continuativo, ma non significa che ogni giorno. E l'importante è che comunque che ci sia un possesso non interrotto, cioè anche se lo possiedo 5 ore al giorno, non è che devo stare 24 ore su 24 su quel bene. Abbiamo la telefonata, sì, io la interrompo. Buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, la sentiamo bene, lei ci sente? Sento benissimo. Buonasera. Buonasera, allora, e auguri e bentornati. Grazie. Vi aspettavamo. Grazie. Qual è la domanda? È prezioso nei consigli che dà. Sì, qual è la domanda per il nostro avvocato? Il quesito è questo, avvocato. Ho dato in locazione un locale, un magazzino, ad un condomino che abita il mio stesso palazzo. Ora, questo magazzino, il contratto era di 6 anni, fino a 4 anni ha pagato regolarmente e dopo non ha più pagato. A distanza io non ho, siccome era una persona che stimavo, non ho pressato per i pagamenti, chiedevo sistematicamente, mi dicevano di rimandare, io ho aspettato pazientemente fino a quando questo signore è fallito. Sì. E quindi ho chiesto lo sfratto mi è stato dato e questo è un dato. Ora cosa succede? Questo signore, oltre a non pagare negli ultimi 2 anni, non ha pagato le quote condominiali, poca roba insomma, però sì, non l'ha pagato. Ora qual è il problema e il dubbio che mi sorge? L'amministratore solo adesso, a distanza di 2 anni, mi porta il conto di questo signore dicendomi, sì, che poiché il signore non ha pagato, essendo io il proprietario, devo pagare al posto suo. Sì.
Io non metto in dubbio che la legge prevede questo, però non credo che la legge preveda che tu, amministratore, mi devi avvisare a distanza di 2 anni. Perché se mi avessi avvisato prima, come io andavo per chiedere la quota che doveva dare a me, avrei chiesto anche per le quote condominiali. Certo. Insomma, quello che io contesto, quello che a me non mi va giù, è che l'amministratore si è ricordato che io ero il proprietario a distanza di 2 anni. Vorrei sapere se tutto ciò è normale oppure no. Allora, una cosa, intanto lei sa perfettamente che questi importi, anche dei canoni che non le sono stati pagati, lei si può insinuare al passivo del fallimento, poi bisogna vedere se nel fallimento, se il fallimento c'è un attivo o meno. E purtroppo per quanto riguarda le spese condominiali, sì, le dovrà sostenere lei, anche in questo caso può inserirsi nel passivo del fallimento per quello che può servire. E il fatto che siano passati 2 anni non fa venir meno il suo obbligo di pagamento, perché non è un arco di tempo sufficiente ad eccepire una prescrizione. Certo, l'amministratore non è stato particolarmente diligente, però nei 2 anni non è stato fatto un bilancio preventivo, un consuntivo da cui risultavano questi mancati pagamenti? Sì, questo è stato fatto, a dire il vero. E comunque io premevo la briga di guardare la mia quota, al magazzino non ci pensavo, perché il magazzino riguardava, certo, riguardava appunto il mio inquilino. Sì, beh, questo è vero, però è un rapporto interno fra lei e il suo inquilino nei confronti del condominio. Il responsabile è comunque lei. In questo caso bisogna sempre che lei si accerti mensilmente che la rata del condominio è stata pagata, anche perché lei ha titolo per chiedere lo sfratto, anche semplicemente per il mancato pagamento delle rate condominiali. Purtroppo l'unica possibilità che dovrebbe essere quella di rivalersi non nei confronti del condominio, cui non può eccepire nulla, ma nei confronti dell'amministratore, perché non è stato particolarmente dirigente, però è un appiglio molto, molto debole, perché comunque d'altro canto anche lei, nel momento in cui è direttamente o quantomeno solidalmente responsabile, deve attivarsi con diligenza per accertarsi che il suo conduttore paghi regolarmente le rate di condominio. Quindi, avvocato, perché abbiamo altre telefonate in linea, sì, qual è il suggerimento che diamo al nostro telespettatore? Purtroppo c'è poco da fare, nel senso che bisogna pagare, se tutto è il periodo precedente, se c'è stato anche successivamente al fallimento, allora il discorso è diverso, può chiederlo al curatore. Ma per il periodo precedente c'è poco da fare, si può semplicemente insinuare al passivo del fallimento. Questa è la nostra indicazione, grazie per averci telefonato. Allora, in attesa, perché ci sono altre telefonate, chiudiamo il discorso sull'usucapione e le volevo chiedere, i beni demaniali sono usucapibili o no? No. No. Allora, risposta subito chiara, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Io volevo chiedere all'avvocato, prego, una cortesia. Io abito al 6° piano e allora sopra da me c'è una terrazza che è coperta e adesso sono 2 anni che mi è venuta acqua sotto da me. Io ce l'ho avvertita, questa qui niente da fare, ancora niente. Io non il cielo non l'ho pettato ancora, però tutto ammacchiato. Come mi devo comportare? Senta, questo è un lastrico, è sì, la terrazza. È la terrazza di proprietà di una... Di un proprietario. Di uno di sopra, praticamente. Sì, sì. E sì, poi però è il lastrico di tutti quelli che stanno sotto. Sì. Allora, in questo caso, il condominio deve pagare nella misura dei 2/3, quindi tutti... Però, avvocato, scusate, la terrazza è proprietà sua, perché è coperta. È coperto... È coperta. Ma in che senso? Cioè è un appartamento oppure se tanto c'è una copertura c'è una tettoia? C'è una tettoia. No, e allora è sempre comunque un lastrico solare. In questo caso 1/3 spetta al proprietario e 2/3 a tutti coloro che stanno sotto il lastrico. Ah, questa... ho capito. Grazie, allora, questa è la nostra indicazione. A qualche altra domanda, perché abbiamo molte telefonate in linea.
Non c'erano altre domande, no. Evidentemente. Andiamo avanti. Ci sono, insomma, soprattutto controversie che riguardano il condominio. Allora, quali sono gli organi del condominio? E l'assemblea, innanzitutto, e poi l'amministratore. Sono questi due organi. Poi ci sono a volte dei condomini che fanno un collegio di controllori del condominio, però il codice prevede due organi che sono appunto l'amministratore. A cosa servono le tabelle millesimali, avvocato? Le tabelle di millesimali servono a stabilire in quale proporzione devono essere sostenute le spese da ciascun condomino, perché la legge dice che ciascuno deve partecipare alle spese relative ai beni comuni in misura del valore della propria quota, quindi dell'estensione della propria proprietà, salvo poi utilizzare un criterio alternativo nel caso in cui ci sia un uso diverso. Allora bisogna considerare l'uso diverso anche in questa, anche quest'altro elemento. Chi abbiamo in linea? Buonasera. Pronto, buonasera. La sentiamo bene, qual è la domanda per l'avvocato? Allora, le devo fare una domanda, mi riguarda personalmente. Devo cambiare il pavimento nel bagno, volevo sapere se tocca a me o al mio proprietario. No, allora, lo deve cambiare perché non le piace, non credo. Perché... No, perché si sono rotte le mattonelle. No, la deve fare il proprietario. Ecco. Va bene, la ringrazio. Prego. Grazie a lei per averci telefonato. Parlavamo prima delle tabelle millesimali per il condominio. Se invece queste fossero errate, come si possono modificare? E bisogna fare ricorso all'autorità giudiziaria evidenziando il fatto che sono state calcolate male. Quindi è necessario però che si evidenzi un errore di calcolo, cioè nel senso che siccome le tabelle millesimali possono essere approvate anche in difformità rispetto all'estensione della proprietà, perché si può considerare ad esempio il valore, quindi tener conto dei piani, quindi nel momento in cui il condominio ha deliberato quelle tabelle, le si può modificare semplicemente facendo rilevare che c'è un evidente errore. Ad esempio, se è stato calcolato come estensione di metri quadri un appartamento 110 metri mentre è 130, in questo caso c'è un errore. Ma andare a precisare che quell'appartamento gli si è dato un valore mentre quello di superiore gli si è dato un altro, quella è una valutazione che hanno fatto i condomini, e quella valutazione, una volta che si è accettata, non la si può più cambiare. Ancora, per il condominio, le delibere assembleari possono essere impugnate? Sì, tutte le delibere assembleari possono essere impugnate nel termine di 30 giorni dal giorno in cui si è avuta la delibera, per chi ha espresso ed era presente voto dissenziente. Per chi non era presente l'assemblea, da quando questa gli viene comunicata. Attenzione, per poter impugnare una delibera assembleare o bisogna dare voto dissenziente o bisogna non essere presenti in assemblea o bisogna essere astenuti dal voto. Se si è dato voto favorevole non si può impugnare una delibera. Ancora, perché questo è un argomento abbastanza caldo, a quali formalità è soggetto il regolamento di condominio? Ma il regolamento di condominio deve essere intanto approvato con la maggioranza dei due terzi da parte del condominio, e quindi è il quorum deliberativo necessario per poterlo approvare. Dopodiché deve comunque non violare alcune norme imperative del condominio, quindi ad esempio il codice stabilisce come norma imperativa quella secondo la quale è l'assemblea a nominare l'amministratore. Se un regolamento di condominio dovesse dire sì, sarà il condominio tizio a nominare l'amministratore, questa norma del regolamento di condominio sarebbe comunque nulla, perché andrebbe contro a una norma condominiale imperativa di legge, cioè non derogabile dalla volontà delle parti. Invece che cosa si intende per supercondominio? Supercondominio è un'espressione non utilizzata dal codice, utilizzata più che altro dalla giurisprudenza e poi nella prassi, si fa riferimento a quei grandi complessi in cui c'è un'organizzazione per ogni edificio, per ogni stabile propria di un proprio condominio, però siccome ci sono delle parti comuni a tutte quante, allora in questo caso c'è un'assemblea di tutti i singoli condomini
per poter gestire le parti comuni. Possiamo fare un esempio pratico, tanto non parliamo male di nessuno e né violiamo la privacy di nessuno. Lì dove è il complesso del Metropolis c'è tutta quella struttura, che ci sono le diverse palazzine, poi c'è, c'è la piazza centrale, beh, lì ognuna di quelle palazzine è organizzata con un proprio condominio, poi a volte si riuniscono in un super condominio per poter deliberare in riferimento alle parti comuni, facendo un caso concreto. Bene, altro capitolo importante, anche perché da un po' di tempo è in vigore la nuova legge, sono le locazioni. Allora, affittare, che cosa è cambiato? E quali sono soprattutto i criteri a cui bisogna attenersi, perché le multe sono salate? Io spesso da voi giornalisti sentire questa cosa. È cambiata la legge, è cambiata la legge. In verità, tante volte la legge non è cambiata perché ci sono disegni di legge. Che poi, anche, ne abbiamo parlato tante volte di questa, del condominio ad esempio, no? Che diciamo, si diceva è cambiata le norme del condominio, in realtà non sono cambiate, perché è passata al Senato e si è fermata alla Camera. Quindi anche con allocazioni non è cambiato nulla, nel senso che le norme sono rimaste quelle, tranne alcune piccole cose. Ci sono tanti disegni di legge, ci sono anche disegni di legge che sono approvati dalle commissioni, sono approvati da una delle due camere, però poi si fermano all'altra camera. E quindi in questo momento c'è in tanti argomenti giuridici, c'è in tante materie giuridiche, c'è un fermento, ci sono tutta una serie di proposte di legge, però poi alla fine si arenano tutte. Allora, in questa confusione facciamo chiarezza sì. Sulle locazioni. Le locazioni sono rimaste così come erano previste a suo tempo, nel senso che c'è la locazione abitativa, e che è la 4 più 4, c'è la locazione commerciale, che addirittura la legge è quella del 78, cioè la cosiddetta legge dell'equo canone. Sarebbe complicato adesso andare a spiegare tutta quanta la normativa, però insomma diciamo che l'ultimo vero cambiamento è stato quello che ha modificato la legge sull'equo canone, liberalizzando il canone. Poi ci sono stati degli adeguamenti, però in linea di massima la situazione è rimasta sempre quella. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Full Time in the News, vi ricordo l'atteso appuntamento con l'avvocato che risponde ai vostri quesiti soprattutto in materia di proprietà e poi condominio e controversie che riguardano vicende ereditarie. Ci eravamo lasciati parlando di un problema complesso quali le locazioni. Io vi ricordo inoltre che qualora lo vogliate potete intervenire e porre direttamente delle domande al nostro esperto. Allora, altro filone di domande riguarda appunto le questioni ereditarie. Un argomento che abbiamo poco preso in considerazione la scorsa stagione è quello delle donazioni. Che cosa si intende per donazione? La donazione è un atto col quale un soggetto per spirito di... E allora ci fermiamo perché pare abbiamo una telefonata, lo spieghiamo subito dopo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera a lei. Allora, qual è la domanda buonasera. Per l'avvocato? Complimenti per la trasmissione. Volevo gentilmente chiedere all'avvocato, no? Io ho acquistato un elettrodomestico. Però volevo sapere, siccome manca la garanzia, poi me l'hanno timbrata successivamente una cartolina che secondo me non è composta, però manca il foglio illustrativo per quanto riguarda
la, diciamo così, le avvertenze per quanto riguarda la funzionalità, la sicurezza nell'installazione, la manutenzione. Volevo chiedere se il libretto illustrativo è a corredo del prodotto oppure non, se le leggi comunitarie prevedono queste cose. Grazie. Bene. Grazie a lei. Beh, intanto bisogna vedere di che tipo di prodotto parliamo, perché se è un elettromestico facilmente utilizzabile potrebbe anche non essere necessario un opuscolo illustrativo, ad esempio un phon, un asciugacapelli, no? Non c'è necessità di avere un documento illustrativo. Se si tratta di un elettrodomestico di una certa complessità, è chiaro che fa parte del, è necessario che l'elettrodomestico sia corredato di libretto illustrativo, perché altrimenti l'acquirente non è in grado di capire come poterlo far funzionare. Quindi in questo caso si può pretendere che si abbia un manuale illustrativo in italiano. Spesso poi, se si chiama le aziende hanno sempre comunque un manuale illustrativo, poi sono disponibili a poterlo dare. Spesso adesso viene spesso utilizzato il sistema di internet, dicono di collegarsi a internet, perché ormai internet ce l'hanno tutti, certo. Ma nell'eventualità si chiede il manuale illustrativo e poi lo spediscono per posta, insomma. Quindi questa è la nostra indicazione. Torniamo a completare il discorso sulle donazioni e cerchiamo di capire che cosa si intende per donazione. Le donazioni sono quell'atto con il quale un soggetto, per spirito di liberalità, cede a un altro un proprio bene, quindi a costo zero, senza corrispettivo. Le donazioni possono essere sia di beni mobili che di beni immobili. Però le donazioni non di modico e valore hanno comunque necessità di essere fatte per atto pubblico, proprio perché sono atipiche rispetto al contratto normale. Quindi il legislatore vuole che venga ben accertato il fatto che a fronte di una determinata donazione non ci sia lo spirito di liberalità. Ad esempio, una donazione di 200.000 euro necessità per atto pubblico, per cui anche se una determinata persona dà 200.000 euro a un altro soggetto, quest'altra persona che le ha ricevute, se non può successivamente contestare il fatto che siano state fatte per donazione, perché trattandosi di un importo importante sarebbe stata una donazione nulla, perché priva di un requisito di forma, che è quello dell'atto pubblico. Quale forma deve rivestire un contratto di donazione? Ripeto, se una donazione di modico valore può essere anche fatta in modo senza nessun tipo di forma, senza nemmeno la scrittura privata. Se invece si tratta di una donazione di valore importante, allora in questo caso deve essere fatta neppure per scrittura privata, ma per atto pubblico, il che significa che ci vuole la partecipazione di un notaio. Può essere impugnata la donazione? Ma ogni atto può essere, la legge prevede la possibilità che di un atto si chieda l'annullamento o la nullità. E in questo la legge non distingue tra la donazione rispetto alla compravendita. Può essere annullata per i vizi della volontà, lì entreremmo in un discorso abbastanza complesso e ampio. Possiamo dire che al contrario degli altri atti di vendita, ci sono delle ipotesi di revoca di una donazione. Normalmente quando io dono una cosa non posso revocare, quindi richiedere la restituzione di quella cosa. Ma la legge prevede delle ipotesi di revoca, l'ipotesi principale, che poi alla fine possiamo dire che è l'unica, è quella dell'indegnità, nel caso in cui chi ha avuto la donazione si è mostrato indegno. Ad esempio, se io faccio una donazione a un mio fratello e poi scopro che lui ha cercato di uccidermi per poter avere lui per intero l'eredità, beh, in questo caso io posso chiedere la revoca della donazione per indegnità.
Beh, certo, insomma, l'esempio è forte, però no, per revocare, per revocare, certo, un rende atto chiara, è necessario che rende bene l'idea di che cosa vuol non dire. È sufficiente semplicemente un comportamento poco educato, bisogna che ci sia un atto grave. Invece, per quanto riguarda il testamento, quanti tipi di testamento ci sono e in che cosa si differenziano? Perché a volte si usa la donazione e non il testamento. Il testamento, ci sono tre tipi. Il testamento olografo deve essere fatto di pugno da parte del testatore e non soltanto firmato, ma tutto per intero. Attenzione, per chi vuole fare un testamento olografo, non è sufficiente apporre in originale la propria firma, per intero il testamento. Allora, ci fermiamo qui, completiamo il discorso subito dopo la telefonata. Buonasera. Pronto, buonasera. Sì, allora, la domanda per l'avvocato qual è? Allora, non lo so se mi fate voi, siccome una ventina di giorni fa, un mese, sono andato a parlare dei contributi affitti. Contributi affitti, però, ecco, noi ci occupiamo di controversie legali. Lei si riferisce probabilmente alla nostra trasmissione in cui sono presenti il Codacons, quindi sì, è un altro tipo di trasmissione. Se lei ha una controversia legale, un dubbio su, non so, un immobile che non è chiaro come la contrattazione, eccetera, oppure su un terreno, bene, o su una locazione, se ha problemi di condominio, altrimenti, insomma, di contributo, insomma, affitti, noi non ci occupiamo, ecco, sì. La devo rimandare a domani. Ah, domani c'è? Certo. Sì, domani. Domani sarà con noi l'avvocato del Codacons, sempre. Vabbè, in questo allora spazio. Vediamo domani. Grazie molto per averci chiamato. Allora, completiamo invece il discorso sui diversi tipi di testamento. Sì, allora, dicevo che c'è il testamento olografo, deve essere fatto di tutto di proprio pugno. La cosa positiva è che non ha necessità di essere depositato né presso un notaio né fatto da un notaio, quindi anche dal punto di vista economico è quello che costa meno, può essere dato a qualcuno, può essere depositato anche nel cassetto della propria scrivania, però deve essere fatto per intero, deve essere scritto dal testatore. Poi c'è il testamento privato, che però può essere depositato dal notaio. In e questo chi caso, mi scusi avvocato, chi accerta la validità del testamento olografo? Come in tutti i casi in cui c'è una sottoscrizione, chi ha interesse a far valere quell'atto lo deposita e chiede al notaio di pubblicare quel testamento. Da quel momento in poi, chi ha interesse a far valere un'eventuale nullità di quella scrittura può contestare quella scrittura, e a questo punto si effettua una perizia calligrafica per vedere se effettivamente la scrittura è quella del testatore o meno. E poi c'è invece il testamento sempre scritto dal testatore, in questo caso non c'è necessità che lo sottoscriva tutto di proprio pugno, e consegnato a un notaio per custodirlo. In questo caso il notaio non redige il testamento, ma semplicemente dichiara di aver ricevuto quel documento da parte di quella determinata persona. Quindi questo significa che c'è già un sigillo da parte di un pubblico ufficiale nel dire: attenzione, questo documento mi è stato consegnato dal signor Tizio con la volontà di farlo valere come proprio testamento. E poi c'è un ulteriore testamento, che è quello che ha il massimo delle garanzie, che viene redatto direttamente da un notaio. E allora ci fermiamo perché abbiamo una telefonata, sì. Poi spiegheremo perché sì. Questo tipo di testamento è quello più consigliato, sì. Perché è il massimo, sì. Delle garanzie. Che abbiamo in linea, buonasera. Buonasera, io sono la signora Stella. Sì. Come stavo seguendo il vostro programma, molto bello, ha una domanda per l'avvocato. Sì, ma sulle donazioni, siccome sì. Noi, io personalmente in gennaio ho fatto una donazione a mio figlio di una mezza villa, perché l'altra metà era del mio ex marito. Sì. Allora io ho donato questa mezza villa a uno dei figli, perché l'altro ha fatto la rinuncia davanti al notaio.
E mentre io gliel'ho data tutta libera perché c'ho un'altra casa a Cosenza, quindi non mi interessava. Sì. E io sono una cattolica e dico ancora mio marito, perché ho divorziato solo con lo Stato, non con la Chiesa. Allora mio marito ha dato anche lui la sua parte a sempre a questo figlio, perché il grande, vivendo a Londra, è un docente universitario, quindi vive a Londra, ha fatto la rinuncia davanti al notaio. E il notaio ha consigliato, siccome sono due appartamenti divisi e separati, perché prima era una villa, poi si sa quando vanno queste cose dopo il divorzio, insomma, l'abbiamo divise tutte e due, quindi sono due entrate differenti e due cose. Il notaio ci ha consigliato di far tenere al padre l'usufrutto, perché dice se no avremmo dato tasse al figlio che non era necessario, insomma. Adesso volevo solo sapere una cosa: quando il ragazzo entrerà in io auguro che mio marito viva in eterno, non ma abbiamo una certa età, quindi dovrà fare qualcosa dopo che no, non deve mancare il padre, no. Questa è la domanda. Allora, fra 100 anni, signora, quando sarà, in automatico l'usufrutto viene meno e la nuda proprietà si trasforma in piena proprietà, perché l'usufrutto dura fino alla, per tutta la durata della vita dell'usufruttuario. Quando l'usufruttuario non c'è più, quella che è la nuda proprietà diventa la piena proprietà. La ringrazio, garbatissimo. Prego. Prego. Grazie a lei per averci chiamato. Allora, le donazioni, questo che, di cui parlava la signora, è che un problema importante nelle donazioni, che le donazioni sono soggette all'azione di riduzione. Questo è un problema per poi avere i mutui, cioè nel senso che se io genitore dono un immobile a mio figlio e non dono nulla a quell'altro figlio, nel caso in cui dopo la mia morte quella donazione ha comportato una lesione dei diritti dell'altro mio figlio, perché ogni figlio ha diritto comunque a avere una quota irriducibile. Vabbè, in questo caso c'è una rinuncia, che non significa nulla. No, non si può rinunciare. Quindi poi comunque quell'immobile può essere soggetto a azione di riduzione. Tra l'altro, così chiudiamo, in questo caso la nostra telespettatrice ha parlato dell'istituto dell'usufrutto. Che cosa vuol dire? Lo spieghiamo per chi ci segue. E poi lei ha parlato di nuda proprietà, che cosa si intende? Tutte le volte che c'è un usufrutto, sia la nuda proprietà, cioè normalmente la proprietà comporta la facoltà di godere, di disporre in pieno dell'immobile. Quando si ha l'usufrutto, cosa succede? Che la facoltà di godere, di disporre dell'immobile va a un determinato soggetto, mentre la nuda proprietà priva di questa facoltà va a un altro soggetto. La caratteristica dell'usufrutto è quella per cui lo stesso dura fino a quando è in vita la persona usufruttuaria, per cui il nudo proprietario praticamente per tutta la durata dell'usufrutto ha una proprietà che è semplicemente simbolica, perché non può in nessun modo utilizzare quel bene, però nel momento in cui l'usufruttuario cessa di vivere, a quel punto la nuda proprietà ridiventa piena proprietà e poi da quel momento può nuovamente godere in pieno dell'immobile. Allora, fatte queste precisazioni, torniamo a parlare di testamento, perché c'era l'ultimo caso, l'ultima ipotesi, che era, lei diceva, quella più completa, quella consigliata, il testamento che va fatto per avere delle garanzie, le giuste garanzie davanti al notaio. Beh, è un testamento per atto pubblico, soprattutto perché tante volte la vera difficoltà è data, innanzitutto se facciamo un olografo, il rischio è che qualcuno potrebbe non trovarlo. O addirittura qualcuno che ha un interesse contrario potrebbe trovarlo e cestinarlo e strapparlo, farlo sparire, perché non vuol far. Quindi già il fatto di poterlo consegnare a un notaio significa che comunque si è garantiti sul fatto che dopo la propria morte le volontà vengano effettivamente rispettate. Quel testamento venga pubblicato. Ecco. Allora, io la devo interrompere, riusciremo comunque a chiudere questo discorso. Che abbiamo in linea?
Pronto? Sì, buonasera. Pronto. Allora, qual è la domanda per l'avvocato? Dunque, vorrei fare la domanda all'avvocato. Prego. Siccome è morto mio cognato 7-8 anni fa e ha lasciato una figlia, non so dove si trova, non è rintracciabile, diciamo, però, e non ne voleva nemmeno sapere perché l'aveva già detto che non ci voleva aver che fare più col padre. Adesso non c'è più nessuno, ci sono i miei figli che sono figli al fratello. Lui ha lasciato un libretto alla posta di 10.000 euro, così intorno a noi, 10.000 euro. Come si può fare per riscuotere, lei dice, questi soldi? No, perché comunque se il libretto era intestato al cognato e il cognato non ha lasciato una disposizione testamentaria, questi soldi sono e spettano alla figlia, a meno che questa non abbia espressamente rinunciato all'eredità, oppure non siano decorsi 10 anni dall'apertura della successione. In questo caso c'è una prescrizione del diritto ad accettare l'eredità. Successivamente, nel caso in cui la figlia, il suo diritto si è prescritto, c'è stata la rinuncia, allora si distribuiscono le somme e quindi i beni del testamento agli altri eredi. Ma per adesso... Quindi devono passare 10 anni? Devono passare 10 anni o comunque ci deve essere la rinuncia espressa da parte dell'erede legittimo, altrimenti non si può fare nulla. Okay, la ringrazio. Prego, prego. Grazie a lei per averci telefonato. Allora, torniamo su questo argomento del testamento dinanzi al notaio. Sì, ripeto, poi il terzo testamento è quello fatto per atto pubblico. Ora, già il testamento depositato dal notaio dà buone garanzie. Il problema fondamentale è che spesso si corre il rischio di fare degli atti nulli, perché non è vero il fatto che una determinata persona possa disporre a suo piacimento dei beni, perché soprattutto se ha soprattutto nel caso in cui abbia solo e soltanto, nel caso in cui abbia moglie, figli, o solo moglie o solo figli, no, c'è comunque una parte di eredità che deve essere necessariamente assegnata a queste persone. Quindi in questo caso... Quindi il testamento deve seguire comunque delle leggi? Deve rispettare delle regole. Tra l'altro il testamento, ci può essere il testamento semplice in cui non c'è una vera e propria divisione, in cui si dice lascio le mie proprietà ai miei figli e la quota mia legittima, di mia disponibilità a quell'altro figlio. Poi ci sono invece proprio delle divisioni dei beni fatti in un certo modo. Quindi soprattutto quando comunque la massa ereditaria ha una sua importanza, anche se non lo si fa per atto pubblico, quantomeno conviene assolutamente farsi consigliare da un professionista del diritto, se non è un notaio è un avvocato, per evitare di fare un atto nullo, perché se si fa un atto nullo praticamente non si è dato nessun valore alle proprie disposizioni. E anzi si rischia di creare poi, perché uno fa un testamento per cercare di non creare contrasti fra gli eredi, si rischia di creare contrasti perché poi uno lo impugna, si apre una situazione non bella, quindi fare attenzione a non cadere in nullità. Bene, invece... Nel caso di una eredità senza testamento, e lo spiegheremo subito dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera a lei. Buonasera. Qual è la domanda per l'avvocato? Sì. Oh, un momentino, dunque. L'usufruttuario fa un contratto di locazione abitativo. Sì. Oh, dopo un certo periodo di tempo l'usufruttuario muore. Sì. Per quanto tempo sarà valido questo nuovo contratto di locazione? No, allora, il contratto prosegue con il proprietario per la durata del contratto. Il fatto che comunque sia subentrato il proprietario
non fa venire meno di per sé il contratto di locazione. Però in questo caso il godimento del, quindi il canone, deve essere corrisposto al proprietario, perché è venuto meno lo usufruttuario. Quindi subentra in quel contratto. Ma non è che c'è un tempo ridotto magari per il... No, guardi, i contratti di locazione, se sono superiori ai 9 anni, devono essere trascritti, altrimenti non sono opponibili. Altrimenti se è un contratto inferiore ai 9 anni... È un contratto 4 più 4 praticamente. È un contratto 4 più 4 e quindi deve essere revocato nei termini dei contratti 4 più 4, eventualmente effettuato il recesso. Ho capito. Vabbè, la ringrazio. Prego. Grazie per averci telefonato. Allora, dicevamo, nel caso di una eredità senza testamento, come si fa? Qual è la legge? Come si segue? Il codice stabilisce... Cosa prevede? Stabilisce... determinate regole, ad esempio nel caso in cui ci siano moglie e più figli, i beni vanno un terzo alla moglie e due terzi ai figli, suddividendo tra i figli. Nel caso in cui ci sia un figlio e la moglie, metà alla moglie e metà al figlio. Ci sono delle regole che sono quelle della successione legittima, e il caso che ha detto la signora, non c'era un testamento, in questo caso se c'era soltanto la figlia, tutti i beni vanno al figlio. Alla figlia. Quindi... Chiamiamo, la interrompo perché abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, la sentiamo. Grazie. Allora, qual è il suo quesito? Vorrei chiedere, c'è mio suocero che ha tenuto un terreno a 25 anni. Adesso la proprietaria con una scusa per il suo troppo. Ci scusi, ci può ripetere? No. Non abbiamo capito bene qual è il problema. Ce lo può ripetere? Forse abbiamo problemi sul telefono. Allora, vi dico subito, volevo fare la domanda all'avvocato perché mio suocero ha tenuto un terreno, ha coltivato un terreno 25 anni. Sì. Sì, adesso sì, la sentiamo bene. Ecco, perfetto. Lui è un po' ingenuo. Adesso la padrona ha messo di mezzo un'altra persona per andarla a coltivare. Noi potremo usufruire della legge dell'uso capione? Allora, il suocero ha coltivato un terreno per 25 anni, adesso lui chiede se può fare un uso capione, questo è il problema, vero? Sì, esatto. Allora, guardi, intanto suo suocero aveva un contratto di locazione, pagava un canone? No, contratto non aveva, ci sono gente che potrebbe testimoniare che lui è 25 anni che coltiva questo terreno. Sì, ma non è che pagava al proprietario qualcosa in termini che gli portava la frutta? No, niente. No, niente. E allora sì, lo può fare lo supercapione, certo che lo può fare. Ah, perfetto, vi ringrazio, gentilissimo. Prego, prego. Arrivederci. Sì, buonasera. Allora, dicevamo dell'eredità, completiamo il discorso, l'imposta di successione è relativa all'eredità, con invece una donazione si evita l'imposta di successione, che succede? Non sono omnisciente, nel senso che questa è materia tributaria, quindi per quanto possa avere una infarinatura non mi addentro in questo discorso, perché quello delle imposte è materia fiscale. E quindi potrei dire dare delle indicazioni diverse, certo. Invece sempre nel caso dell'eredità, e queste sono delle vicende che ci segnalano spesso, accade che ci sono più proprietari per un immobile, alcuni vogliono vendere, altri no. In questo caso la legge che cosa prevede? Come si può superare questo tipo di vertenza interna alla famiglia? La legge dice che ciascuno dei partecipanti alla cosa comune ha diritto di che si proceda alla divisione. Quindi nel caso in cui gli altri partecipanti non intendono dividere o comunque non si raggiunge un accordo, anche uno solo dei partecipanti alla comunione può chiedere al giudice che si proceda alla divisione. Se il bene è fisicamente divisibile senza creare evidente pregiudizio economico, il CTU nominato dal giudice procede alla divisione fisica, indicando ad esempio in un terreno le porzioni di terreno dei rispettivi comproprietari.
Nel caso in cui è impossibile procedere alla divisione fisica, ad esempio di un appartamento, se sono in quattro i proprietari, in questo caso il bene viene messo in vendita all'asta, può acquistarlo uno dei comproprietari, come può acquistarlo un estraneo, chi offre di più acquista l'immobile e poi il ricavato si ripartisce tra i diversi comproprietari. Questo lo introduciamo, io voglio ricordare che l'avvocato Lenti sarà con noi una volta al mese, quindi calendarizziamo e istituzionalizziamo questo appuntamento all'interno dello spazio di Full Time. Questa è una notizia, perché normalmente lo facevamo una volta ogni due settimane, quindi una volta al mese, allora, prendo al momento. Insomma. Volevo chiedere questo, sì. Invece nella compravendita degli immobili, poi sì. Avremo modo di esplicitarlo sì. Nel corso delle dei prossimi appuntamenti, quali sono i criteri a cui non bisogna insomma rinunciare, a cui bisogna stare attenti nel contratto? In riferimento a cosa? Compravendita degli immobili, una casa nuova, insomma. I problemi principali sono, le insidie sono soprattutto nel preliminare, perché nel preliminare non si è ancora proprietari e quindi bisogna fare molta attenzione perché si potrebbero dare dei soldi che poi si rischia di perdere. E soprattutto poi addirittura quando si fa il preliminare su per una casa ancora da costruire, in questo caso il rischio è massimo perché non è un atto pubblico e addirittura ancora non c'è l'immobile, quindi la solvibilità dell'azienda è importantissima. Tra l'altro la legge impone nei casi di acquisto sulla carta, che sono soltanto quelli fatti dai costruttori, che il costruttore rilascia fideiussione per l'importo che si è corrisposto, fideiussione bancaria. Quindi nel momento in cui andiamo a comprare cerchiamo di dare il meno possibile nel preliminare, perché se noi diamo 30-40 mila euro, la legge ci riconosce il diritto poi di andare presso un giudice e farci fare una sentenza che sostituisca e l'atto di vendita. Però se in realtà dal momento in cui abbiamo fatto questo acquisto al momento in cui ci dovesse essere una procedura giudiziaria, qualcun altro ha fatto un pignoramento sull'immobile, o questo signore si è venduto l'immobile a un terzo in buona fede, c'è il rischio che noi abbiamo perso tutti i soldi. Quindi fate molta attenzione quando date i soldi a un acquirente o a un venditore nel caso in cui si tratti di un preliminare. Quando è un atto pubblico la cosa è assolutamente diversa, nel senso che in quel momento voi date i soldi e il notaio e sigilla il passaggio di proprietà attraverso l'atto pubblico di vendita. A quel punto l'unico rischio può essere quello di vedere, perché quando si compra a corpo si deve fare attenzione, perché la differenza fra corpo e misura, magari ti dicono è 150 metri, in realtà sono 110, però tu poi hai fatto un atto in cui dici che accetti quell'immobile a corpo, il che significa che dopo diventa estremamente più complicato e molto più limitato poter contestare la differenza nelle dimensioni dell'appartamento. Quindi attenti ai rischi di acquisto sulla carta, noi ci fermiamo qui per questo primo appuntamento di Full Time. Grazie all'avvocato Lenti. Grazie a voi. Per essere rimasto con noi, grazie in regia a Luca Chito, noi vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Buon pomeriggio.